Buonasera e bentornati in diretta per Primo Cittadino. Il nostro programma questa sera lo dedicheremo al comune di Fossombrone. Dunque do il benvenuto al sindaco Gabriele Bonci. Buonasera. Buonasera, grazie a te e buona serata a tutti i telespettatori di Fano TV. Telespettatori che potranno intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33, potete anche inviarci dei messaggi, brevi messaggi di testo al 338 4968 250, anche con WhatsApp. Sindaco, partiamo dalla tragedia di Corinaldo, nella quale hanno perso la vita 6 persone, anche la vostra amministrazione comunale sabato scorso, in segno di lutto, ha deciso di annullare tutti gli eventi che erano in programma. Sì, ne approfitto per esprimere, per quel che può servire, il cordoglio e la vicinanza anche della nostra cittadina alle vittime di questa tragedia assurda, purtroppo, che invece ha coinvolto pesantemente la vostra città. Ci è sembrato doveroso rinviare la cerimonia inaugurale, quindi abbiamo acceso parzialmente l'illuminazione, però non ci sembrava il caso di festeggiare nulla in quel momento. Partiamo anche dalla sanità, un altro argomento molto importante, perché di recente nell'ospedale di comunità avete ricevuto la visita del consigliere regionale Talè, che adesso appunto ha la delega alla sanità regionale, insieme al consigliere regionale Fabbri, direttore del distretto, direttore dell'area vasta. Ecco, che cosa è emerso? Avete avuto delle buone notizie? Sì, qualcosa sì, nel senso che ho invitato personalmente il consigliere Talè a prendere visione di quella che è la nostra struttura, una struttura comunque che è in ottimo stato per quel che riguarda la logistica, la pulizia e quant'altro, per cui ci sembrava opportuno che venisse a prenderne visione personalmente. Abbiamo visitato un po' tutti i reparti, per quel che riguarda la novità forse più importante, concreta, è quel che riguarda l'hospice. Un aumento di 10 posti letto, ricordiamo che l'hospice di Fossombrone è l'unico nella provincia ed è uno dei pochissimi a livello regionale che cura patologie anche non oncologiche, per cui ha una lunghissima purtroppo lista di attesa. È da tempo che aspettavamo questo passo e finalmente, anche grazie presumo all'interesse personale del consigliere Talè, la cosa si è ufficializzata, per cui diciamo l'impegno formale è stato preso, non è più solo morale, adesso dovranno fare gli atti conseguenti, però siamo fiduciosi, nel giro di qualche mese dovrebbero iniziare i lavori. E 2 settimane fa a Urbino si è svolta anche l'assemblea dei sindaci di Area Vasta, che in sostanza ha bloccato la riforma sanitaria del presidente della regione Ceriscioli. Alcuni sindaci non erano presenti. Che cosa è emerso e qual è stata la sua valutazione? Sì, beh, intanto un po' di rammarico per le assenze di tanti colleghi c'è, comunque secondo me non è meno importante quello che è emerso quel giorno, nel senso che i presenti hanno comunque approvato quasi all'unanimità, perché c'è stato un solo astenuto. Tutti i presenti hanno approvato questo documento redatto da me e ad altri sindaci che hanno l'ospedale nel loro territorio, ad eccezione di Pesaro. E diciamo, ribadendo quella che è la posizione che io poi ho sempre portato avanti sia come diciamo, sindaco del Movimento 5 Stelle ma anche del Patto di Piaggio, cioè questo no a una riforma sanitaria che sta purtroppo provocando disservizi, quindi la richiesta di un nuovo piano sanitario, il nuovo ospedale unico, anzi il potenziamento e la salvaguardia di quelle che sono le strutture attuali e ridare dei servizi ospedalieri negli ospedali riconvertiti di Fossombrone, Cagliari e Sasso Corvaro. È un segnale politico, la Regione dovrà tenerne conto, anche se ecco, non so sinceramente fino a che punto potrà avere effetti concreti quel patto, quel documento, però è un segnale forte che emerge dalla conferenza dei sindaci. Quindi speriamo, insomma, continuerete a lottare. Sì, assolutamente, senz'altro. Passiamo al tema della sicurezza, perché 2 settimane fa c'è stato un ulteriore arresto per spaccio di droga a Fossombrone. Fra l'altro il giudice aveva rimandato in carcere quest'uomo che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, continuava ad avere dei contatti con fornitori e clienti. Fossombrone si è rivelata essere forse sempre più spesso un po' il fulcro della Val Metauro per lo spaccio. Come cercate di fronteggiare questo problema, ad esempio anche con maggiori controlli o delle telecamere di videosorveglianza? Sì, Fossombrone purtroppo ha una storia abbastanza triste a livello di droga, nel senso che negli anni 70-80 abbiamo avuto tantissimi ragazzi deceduti, vuoi per eroina, vuoi per AIDS, quindi è una storia che purtroppo si trascina da tempo. E io sono in continuo contatto con le autorità, forze dell'ordine, eccetera, con le quali ogni tanto ci confrontiamo e io stesso ho sollecitato il più controlli possibili, proprio perché si aveva la percezione, la sensazione di un nuovo
ritorno ad uno smercio e ad un consumo abbastanza frequenti. E gli arresti quindi confermano il fatto che comunque ci fossero dei traffici traffici illeciti. Sì. E tra l'altro non ricordiamo che circa un anno fa sono stati sequestrati due circoli comunali proprio per lo stesso motivo, esatto. Per cui è un fenomeno che va avanti da tempo. E quindi ecco, ripeto, noi auspichiamo il massimo controllo da parte delle forze dell'ordine, occorre prevenzione soprattutto nei ragazzi, questa forse è la componente più difficile, sì. E dove devono intervenire tutte le realtà, non solo le forze dell'ordine che possono solo punire, diciamo così, i trasgressori, scuola, ma famiglia, assolutamente, la società, quindi cercheremo di impostare anche delle iniziative, io ho già parlato con le presidi, magari iniziative nelle scuole, per cui è importante muoversi in quella direzione. Per quel che riguarda la sicurezza, ecco, oltre a sollecitare l'intervento delle autorità, noi ci siamo mossi anche da un punto di vista dei controlli delle auto, soprattutto perché sappiamo, no, che il controllo delle targhe è fondamentale. Un genere di intervento che è stato sollecitato anche dal prefetto, dal questore, noi abbiamo preso subito l'impegno già dall'insediamento di potenziare questo servizio, avevamo a Fossombrone un unico lettore targhe, ne abbiamo già messo un altro, quindi al momento sono due e ne abbiamo finanziati altri due che verranno posizionati nelle due vie principali dell'ingresso alla città, per cui fra pochi mesi saranno monitorate tutte le vie principali. Un lettore di targhe che poi si interfaccia con il database delle forze dell'ordine, per cui segnala subito il passaggio di un'eventuale macchina sospetta. Telecamere che sono state installate anche nelle isole ecologiche, ma questa volta per colpire un po' i furbetti. Sì. E già sono state elevate insomma le prime multe, sì, quindi per far rispettare insomma l'ambiente anche, sì, questo. Chiaro che anche lì qualcosa andava fatto, purtroppo tante situazioni anomale mi venivano segnalate di rifiuti lasciati un po' così senza criterio, senza una logica. E anche lì un fenomeno che andava combattuto, purtroppo ecco, anche lì magari incontri nelle scuole in cui io stesso ho sollecitato i ragazzi cercando di stimolarli a una maggiore coscienza, no, di quella che è la città, un voler bene alla propria città, però tanti in realtà continuavano a non rispettare le regole, per cui abbiamo deciso di installare delle telecamere nelle isole ecologiche e di inasprire le sanzioni. Purtroppo chi è stato colpito all'inizio magari non erano neanche dei trasgressori abituali, però lì la telecamera ovviamente non può fare sconti o distinzioni, per cui ecco, l'importante è che passi il segnale, che adesso c'è un maggior controllo e chi sbaglia paga, quindi basta fare attenzione, le multe non arrivano. Certo, è arrivato un messaggio per lei, vorrei ringraziare il nostro sindaco, finalmente a Fossombrone qualcuno che si occupa di sanità. E cambiamo argomento, passiamo al mistero delle bare abbandonate, dovremmo avere una fotografia, eccola qua, ingrandiamola, di queste bare, dicevo, abbandonate nell'area attigua al cimitero, che è stata chiusa all'accesso del pubblico, sono stati pubblicati anche dei video su YouTube, poi rimossi, anche perché realizzati in un'area privata. È stata richiesta una commissione d'inchiesta, anche i carabinieri della stazione di Fossombrone hanno svolto degli accertamenti, c'erano delle bare regolarmente imballate in attesa di smaltimento, quindi insomma un abbandono che risale comunque al passato. Sì, sicuramente un episodio spiacevole, increscioso, il problema è capire quando effettivamente quel fenomeno, diciamo quell'episodio si è verificato. Noi appena avuta la segnalazione tramite filmati, no, postati su Facebook e YouTube, abbiamo fatto subito un controllo e quella situazione non c'era più. C'erano alcune bare in attesa di smaltimento ma regolarmente imballate. E quindi ecco, noi abbiamo subito segnalato tramite i carabinieri di Fossombrone alla procura quanto accaduto, per cui loro stanno facendo le loro indagini, noi stiamo facendo le nostre interne con una serie di richieste di documenti alle ditte appaltatrici del servizio. Ripeto, un episodio sicuramente poco edificante, però difficilmente collocabile a livello temporale, per cui non, sì, sappiamo a quanto risalga effettivamente quella situazione. Si deve ancora insomma fare chiarezza, sì, sulle eventuali inadempienze. Un messaggio per lei, poi abbiamo già una telefonata. Seguo con interesse la pagina Facebook del Comune, utile strumento per essere sempre aggiornata su ciò che accade, sugli eventi della città, anche perché siamo sempre più social, internet, sì, ormai fa parte ci appoggiamo, un po' della nostra vita. Usiamo molto quotidiana. Facebook, anche perché è immediato e molto seguito, scriviamo noi direttamente, per cui siamo sicuri che il messaggio arriva immediatamente. Sentiamo chi c'è al telefono, buonasera. Buonasera. Prego, sono, può parlare con il sindaco. Sono un cittadino, sì? Di Fano. Sì. Che spesso e volentieri va a Fossombrone. Sì. Una domanda semplice, un sindaco giovane, molto dinamico. Se può per cortesia abbassare il volume della sua televisione, sì, così che la possiamo sentire meglio. Abbiamo il ritorno. Sì. Grazie. Volevo dire al sindaco giovane, dalla chiesetta delle Mosse, la rotatoria,
che porta al centro di Fossombrone, incontriamo un semaforo. È possibile averlo intelligente? Mi spiego meglio. Sì. Potrebbe essere fatto con le nuove tecnologie quel semaforo che legge il traffico? Quando la via Flaminia aspetta la via di traverso, diciamo così, la traversata, adesso non me la ricordo come si chiama la via, però non ci sono mai macchine, bisogna aspettare minuti. Ok, quindi praticamente quando la macchina si avvicina alla Flaminia, all'incrocio. Non so se mi spiego. Sì, con sì, i semafori intelligenti. Grazie mille. Grazie, signor Sindaco, buonasera. Buonasera. Sì, ho capito, l'incrocio si riferisce all'incrocio tra la via Flaminia e via Don Bosco, che è la via che stiamo finendo di ristrutturare, tra l'altro. E onestamente è la prima volta che mi chiedono questa cosa, per cui non so neanche esattamente, devo ammettere, come funzioni, però magari è una proposta della quale posso sicuramente interessarmi e parlarne soprattutto con i vigili urbani. Ancora messaggi per lei. Io sono spesso di passaggio lungo Corso Garibaldi e la decisione di aver pensato alla sosta breve è stata proprio azzeccata. E poi infatti parleremo insomma anche di sosta, anzi andiamoci direttamente a questo argomento, perché ci sono stati un po' delle proteste da parte dei residenti del centro storico proprio per i parcheggi, perché all'inizio di via Cesare Battisti c'è un cartello di traffico limitato di divieto di accesso per i mezzi non autorizzati, in sostanza molti senza permesso pare che ci vadano a parcheggiare, per cui coloro che ne avrebbero il diritto rimangono senza posteggio. Sì, è una protesta legittima, io è una situazione che conosco bene perché ho vissuto per tanti anni in quella zona ed effettivamente lì c'è un problema che è dovuto al fatto che sono stati rilasciati permessi in un numero molto superiore ai parcheggi disponibili e di conseguenza qualcosa andrà fatto, noi abbiamo già incontrato i residenti, ho commissionato alla municipale un censimento per capire quanti abitanti effettivamente risiedono in quella via e quante auto hanno. E sulla base delle risultanze di questa indagine, diciamo così, dovremmo prendere dei provvedimenti concordandole anche con i cittadini, perché sicuramente il problema c'è. Poi approfittano del fatto che magari durante le ore notturne i controlli sono molto meno frequenti, per cui a volte effettivamente, specialmente la sera, quando si rientra a casa dal lavoro, le ore serali sono particolarmente critiche. Quindi, ripeto, condivido le proteste e una soluzione va trovata. Di recente ho visitato la quadreria Cesarini, stupenda e non aggiungo altro. Anche qui c'è stato insomma un importante sì, la quadreria è una delle nostre diciamo risorse artistiche, delle nostre realtà più importanti, una quadreria che abbiamo un attimino inizialmente abbiamo fatto un'opera di pulizia, tendaggi nuovi, illuminazione eccetera, poi sono intervenuti anche dei restauri a livello strutturale, ad esempio le grazie che sono state di recente riposizionate, per cui una realtà è una casa gioiello, un gioiello che ci ha lasciato il notaio e che va sfruttata, scusa il termine, da un punto di vista turistico, va valorizzata, va vissuta e quindi ecco l'impegno da parte dell'amministrazione nel valorizzare non solo quella realtà ma anche tutte le altre continua in maniera molto assidua. Ancora messaggi, Sindaco, è vero che sono state avviate le valutazioni sismiche negli edifici scolastici? Sì, questa era un'altra cosa della che ci tenevamo molto a farla, in realtà è una cosa che andava fatta già da molto tempo, però poi spesso capita che le normative vengano anche disattese, per cui abbiamo finanziato e commissionato le indagini di vulnerabilità sismica delle società specializzate, stiamo aspettando le risultanze per capire poi quali interventi portare a termine. Frequento settimanalmente il cimitero di Fossombrone, notando con piacere da 3-4 mesi a questa parte la pulizia e l'ordine. Quindi bene, poche piacere, critiche, per ora messaggi speriamo che continui. Positivi. Passeggiando lungo Viale Gramsci ho visto il bel risultato che ha ottenuto l'intervento di sistemazione eseguito in via Don Bosco. Bravo, finalmente si potrà camminare senza rischiare di inciampare sulle radici degli alberi. Anche qui insomma... intervento. E ancora altri messaggi, perché fino adesso non avete fatto nulla per dare una sistemata alle strade piene di buche? Allora, questo è un argomento asfalti, anche qui non si può dare assolutamente torto, in effetti la situazione specialmente nelle strade di campagna è abbastanza critica.
Siamo intervenuti in alcune zone con opere di rattoppo, chiamiamolo così, in altre abbiamo fatto alcuni interventi più approfonditi, però adesso che si sono sbloccati dei fondi di bilancio, avrei saputo, no? Penso che anche gli altri sindaci te ne abbiano parlato, insomma c'è stata una sentenza che ha permesso ai comuni, permetterà ai comuni di utilizzare delle somme finora inutilizzabili. Abbiamo subito deciso di stanziare una somma importante, perché parliamo di oltre 1 milione di euro proprio per gli asfalti, soprattutto nelle strade di campagna. Se vuoi, ho portato anche qualche appunto, perché a mente mi sfugge qualcosa. Certo, sì, ha anche una lista. Considera, delle vie, guarda, delle strade, che sono stati finanziati questo 1 milione di euro, circa sono strade di chi di Fossombrone le conosce bene, San Martino dei Muri, Bellaguardia, Sant'Anna, Caspessa, San Venanzio, e queste erano le zone che abbiamo ritenuto più necessarie intervenire. Questi saranno lavori che adesso sono in fase di aggiudicazione, saranno eseguiti presumibilmente in primavera. Lavori a step? Sì, però diciamo, sì, e comunque tornando al discorso fondi, quello che è positivo è che alla luce di questa sentenza, quei fondi che non riusciamo a spendere quest'anno però potranno essere rispesi il prossimo anno, per cui non si perde nulla, quindi questo ci permetterà in futuro di avere delle risorse importante da destinare al territorio. Sindaco, ci chiedono se ha notizie sulla ferrovia Fanno-Rubino. Intanto ricordiamo anche ciò che lei pensa su questo tratto, se debba essere ripristinato, sì, piuttosto realizzare una ciclabile. Beh, diciamo l'argomento è molto dibattuto a livello di cittadinanza e non nego che anche all'interno dell'amministrazione ci siano pareri discordanti. Ecco. Io personalmente ritengo che sia da preservare il discorso ferroviario, reputo un delitto coprire la ferrovia o smantellarla, visto che è una cosa che ci hanno lasciato e secondo me va rivalorizzata. Chiaro, quel tratto forse oggi è impensabile, un utilizzo a fini commerciali o trasporto passeggeri, però un utilizzo a fini turistici a mio avviso è da perorare. Tant'è che molto probabilmente nel Consiglio Comunale che andremo a fare entro fine anno forse di questo se ne parlerà. Benissimo. Volevo chiedere al Sindaco la situazione del bocciodromo. Bocciodromo, stanno andando avanti i lavori, non dovrebbero tardare, adesso non so darti una scadenza precisa, però sono a buon punto. Ultimati i lavori, faremo un'assemblea pubblica che ho già detto pubblicamente che avremo fatto appena finiti, in modo tale da far chiarezza intanto sulla vicenda e per spiegare poi quello che sarà il futuro della struttura. Però i lavori sono ripresi ormai da qualche mese, sono vicini alla conclusione. Chiedono anche se per il cimitero di Fossombrone sia prevista la costruzione di nuovi loculi. Sì, assolutamente. Questi sono stati finanziati, infatti anche negli ultimi assestamenti di bilancio abbiamo aggiunto un'ulteriore somma, sono in programma 105 loculi nuovi che andremo a realizzare nel giro di qualche mese. Ci chiedono invece quando riapriranno il parcheggio davanti a un noto negozio di tessuti, quello di proprietà comunale no, e privata? Il problema è tutto lì, perché è un parcheggio privato, c'è un contenzioso diciamo tra i privati, per cui lì il comune al momento può far ben poco, per cui lì una tempistica sinceramente non la posso dire al momento, no. Lavoro eccellente in tutti i musei della città e tanti turisti che si vedono girare, specialmente tanti stranieri. Quindi altri commenti positivi. Parliamo anche di assunzione degli agenti di polizia locale. Parlavamo prima appunto di sicurezza e c'è avete pensato a un concorso unico per risparmiare? Sì, anche. Diciamo l'esigenza da noi è evidente. Abbiamo 3 agenti praticamente oltre alla comandante, 3 e mezzo in questo momento perché un agente ce lo condividiamo con la procura, però è un numero assolutamente insufficiente. Considera che Fossombrone ha circa 10.000 abitanti, buona regola sarebbe averne almeno 1 ogni 1.000, quindi anziché 9 o 10 ne abbiamo meno della metà, per cui il concorso era assolutamente indispensabile. E ci siamo messi in contatto con alcuni comuni del territorio che avevano la nostra stessa esigenza, stiamo portando avanti questo perché proprio come dicevi ci fa risparmiare qualcosa, semplifichiamo anche le procedure. Le strutture sportive sarebbero da potenziare, ci dicono? Beh, tutto, sì, sicuramente tutto si può fare. Noi per quel che riguarda il palasport abbiamo dovuto affrontare subito una questione delicata, siamo riusciti a risolverla nei primi mesi e qualche lavoretto è stato fatto. Abbiamo installato un nuovo tendone per il circolo tennis, questo è stato fatto qualche mese fa. Stiamo intervenendo su alcune attrezzature, tribune dello stadio, quindi qualcosa anche lì stiamo facendo. Poi è chiaro che tutto è opinabile, però insomma ci stiamo muovendo anche lì. Non si possono aspettare anni per l'asfaltatura davanti al centro sportivo del calcio e tennis. Lì hanno ragione, c'è una situazione della quale abbiamo parlato anche di recente, non è una superficie vastissima per cui non dovrebbe essere una spesa neanche importantissima, per cui cercheremo di intervenire, questa è una delle cose che dobbiamo effettivamente mettere in agenda. Invece per quanto è prevista la ristrutturazione della chiesa di San Francesco?
Questo non è al momento un argomento che abbiamo affrontato, c'è stato un cedimento strutturale di recente, per quel momento la Chiesa è inagibile e, ripeto, non è una cosa che abbiamo al momento messa in conto. Però ci sono stati dei lavori di restauro sulla Chiesa di San Filippo. Sì, San Filippo assolutamente, forse io credo che sia proprio la nostra punta di diamante, una chiesa barocca veramente molto molto bella. Anche ieri abbiamo avuto un evento, persone venute anche da Roma sono rimaste comunque colpite da questa realtà che pochi forse conoscono. E anche lì siamo intervenuti inizialmente con dei lavori innanzitutto di pulizia e manutenzione, perché abbiamo trovato dei locali inagibili in quanto pieni di immondizie sostanzialmente, di, non dico rifiuti, però insomma di cianfrusaglie, le abbiamo tolte. Oggi la sagrestia è nuovamente visitabile, cosa che non lo era prima, e lì abbiamo fatto anche lì degli interventi come il riposizionamento di un crocifisso, un altare. E San Filippo è sicuramente la punta di diamante, ripeto, qualcosa ancora va fatto, anche lì stiamo ragionando su come intervenire ulteriormente. E dopo mesi di lavoro è stato presentato anche il restauro dell'opera dell'affresco di San Cristoforo nella chiesa di Santa Lucia. Sì, qui non voglio assumermi i meriti che non ho, perché è un'iniziativa di un privato che ringrazio, anzi pubblicamente l'ho fatto anche sabato durante l'inaugurazione, è una famiglia che si è messa in moto per ridare questo affresco. E la chiesa è di proprietà del clero, quindi non è una struttura comunale, però mi fa piacere che i cittadini si impegnino comunque per finanziare opere che vanno poi a beneficio della collettività. Via Roma e via Passionei, strade mancanti di San Pietrini, quando verranno sistemate? Su Via Roma c'è un progetto che abbiamo finanziato, quindi anche lì ci muoveremo. Effettivamente anche lì c'è una situazione abbastanza brutta, per cui dovremo per forza intervenire, tra le cose che magari cercheremo di portare avanti non subito ma comunque nel giro di un tempo relativamente breve. Ci chiedono anche in quali giorni è aperta la quadreria Cesarini, qui allora, ci si può rivolgere a qualcuno? Sì, allora lì diciamo che in base alla nuova gestione che abbiamo impostato sostanzialmente è sempre aperta, nel senso che basta rivolgersi al punto IAT e si trova lì un accompagnatore disponibile in qualsiasi momento, in qualsiasi orario, per cui è come fosse sempre aperta, che però se io mi presento lì trovo la porta chiusa, devo rivolgermi allo IAT. Questo sistema è stato anche contestato a livello di consiglio, però in realtà funziona. Io se vuoi ho qualche dato, sì, per questo mi fa piacere snocciolarlo, visto che poi no, magari i numeri sono incontrovertibili. E considera che a livello di ingressi nei musei, noi nel 2016 abbiamo avuto 1214 ingressi, nel 2018 ne abbiamo avuti 3310, cioè praticamente nell'arco di 2 anni sono più che raddoppiati. Quindi evidentemente la pubblicità funziona, chiaramente richiede tempo, non possiamo pensare che in 2 giorni possiamo portare chissà quali risultati, però questa forma di collaborazione con Confcommercio, che ci ha dato una grossa visibilità anche a livello non solo nazionale ma anche internazionale, quindi sta dando i suoi frutti. Turisti sì, stranieri ne abbiamo avuti tanti, guarda, questi sono i numeri degli ingressi ai musei. Abbiamo conteggiato tramite il punto IAT anche le presenze, perché magari gente si rivolge lì solo per sapere, non so, dove sono le marmitte dei giganti, piuttosto che un'altra. Sì, e hanno registrato oltre 4600 persone che si sono rivolte al punto IAT, per cui c'è un bel movimento. Quest'estate i turisti sono stati tanti, per fortuna, non so se sono merito di queste iniziative o casualmente hanno scelto di tornare a Fossombrone, però di fatto, e questo me lo confermano anche i ristoratori con i quali ogni tanto mi confronto, mi dicono che effettivamente turisti quest'anno ce ne sono stati tanti. Speriamo che la cosa continui anche in futuro. Continuano anche messaggi invece inerenti agli asfalti, ad esempio sì. Chiedono per San Gervasio, come mai sia rimasta fuori? San Gervasio è rimasta ancora fuori, però mi pare che no, forse non c'è in questa prima tranche che abbiamo messo in cantiere, però ecco, anche quella è una situazione da sistemare. Risolvere. Ripeto, con i soldi che ci hanno sbloccato lo faremo senz'altro nei prossimi periodi, adesso non sono in grado di dare una scadenza. Come mai non viene completata la pista di atletica intorno al campo sportivo? Si eviterebbero tante persone per le strade, soprattutto in quella sotto la strada dei Cappuccini, molto pericolose. Allora, anche questo è un argomento sinceramente che non abbiamo affrontato. Io non credo però che possa andare a supplire a chi magari preferisce far footing lungo le strade, no? Perché in genere chi corre per le strade proprio perché gli piace stare a contatto con la natura, l'aria aperta, diciamo, piuttosto che correre intorno dentro uno stadio, per cui non so se la cosa potrebbe risolvere l'altra, però ecco, ripeto, anche questa è una cosa che non abbiamo ancora affrontato sinceramente. Bene Sindaco, sono ancora tanti messaggi che le devo leggere, andiamo qualche minuto in pubblicità e poi ritorniamo qui per Primo Cittadino, fra poco.
Bentornati a Primo Cittadino, vi ricordo che sono in compagnia con il sindaco di Fossombrone, Gabriele Bonci. Sono tanti i messaggi che ci state inviando al 338-4968-250, ma vi ricordo che potete intervenire anche in diretta, i numeri di riferimento li avrete in sovraimpressione. Sindaco, le dicevo dunque tanti messaggi, ad esempio... Andiamo in questo qua. Sono una cittadina di Fossombrone, ho sentito che ha fatto una copertura al circolo tennis. Perché non fa una copertura anche nella zona PEP per i ragazzi che giocano a calcetto? Abbiamo rifatto quel campo da calcetto, abbiamo cambiato il manto erboso. Ecco. Quindi già qualcosa lì abbiamo fatto. Valuteremo se c'è necessità. Lì è gestito da una società sportiva, non ci hanno fatto richieste particolari se non il rifacimento del manto, di questo pallone. Al momento non abbiamo, diciamo, percepito l'esigenza, però valuteremo. E invece via Don Bosco a che punto è? Via Don Bosco è quasi ultimata, stiamo aspettando le piante, per cui penso che entro Natale sia effettivamente conclusa, e stiamo valutando se fare o meno l'inaugurazione, ne daremo poi comunicazione tramite i canali istituzionali. Ringrazio il sindaco per aver sanato un'ingiusta e insostenibile applicazione della Tari sui ricoveri attrezzi agricoli. Occorre però, ci chiedono, fare anche altri passi. Ad esempio, le attività stagionali hanno solo il 15% di sconto a fronte di un 30% massimo previsto dalla normativa nazionale. Quindi allora un passo per volta. Questa applicazione della Tari intanto sugli attrezzi, sì, agricoli. Sì, questa era una cosa che ci avevano segnalato appunto gli imprenditori agricoli. Un po' un'anomalia che contraddistingueva il nostro comune, ci eravamo impegnati a rimuoverla e l'abbiamo fatto. Chiaramente parliamo di Tari, per cui sai che c'è un piano finanziario, quello che togliamo a qualcuno va messo a qualcun altro, per cui abbiamo dovuto dosare bene le forze, diciamo così, perché ci piacerebbe abbassarla a tutti, ma non è tecnicamente fattibile. Sull'altro discorso penso che forse si riferisca alla tassa di occupazione del suolo pubblico, immagino stiamo valutando anche lì se trasformarla TOSAP in COSAP, che ci consente di avere maggiore discrezionalità, per cui anche lì forse a breve ci potrebbero essere novità. Andrebbero potenziate le politiche giovanili con iniziative per loro e punti di aggregazione in accordo magari con le parrocchie? Beh, questo sì, indubbiamente è qualcosa che manca. Io ho due ragazzi, una di 19 e un ragazzino di 14, effettivamente si percepisce il fatto che non ci siano dei punti di aggregazione. Credo che sia un problema che riguarda un po' tutte le realtà. E non, diciamo, ci sono iniziative marginali se vogliamo, però il discorso delle parrocchie va secondo me rivalutato, per cui anche questa è una cosa che magari potremmo prendere veramente in considerazione. Zona artigianale Gilardino rientra nelle asfaltature? Gilardino, anche là sì, effettivamente non tra quelle che abbiamo già finanziato, però anche lì dobbiamo impegnarci a farle, perché lì la situazione è veramente molto molto critica. La costruzione REMS? Come procede? La REMS non procede al momento, nel senso che c'è un'ordinanza di demolizione emessa dal Comune ormai diversi mesi fa. Il TAR non si è pronunciato una prima volta a settembre, ha rinviato la decisione a marzo, per cui siamo in attesa del TAR. I pini pericolosi intorno allo stadio, c'è un progetto per l'abbattimento? Guarda, sulle piante stiamo valutando l'idea di affidare un progetto a un botanico per valutare tutta la situazione, diciamo così, della flora di Fossombrone, non solo delle piante intorno al campo sportivo, perché ci sono anche altre realtà, tipo, non so, penso al Parco Carloni, ai viali, per cui l'idea è quella di affidare un progetto appunto per capire se come intervenire e quando. Però in questo momento specifico non c'è nulla per quel che riguarda la richiesta fatta dalla persona. Parliamo invece del centro storico, avete ricevuto anche qualche critica, ad esempio sulla città che hanno definito sporca, oppure un dissesto della storica pavimentazione in porfido e delle strade, l'illuminazione scarsa. Che cosa risponde a chi critica, insomma, allora, quindi queste situazioni? Beh, e se insomma ci sono anche degli interventi, sì, in programma? Sì, senz'altro tutto si può migliorare, tutto si può fare, no? Chiaramente con i tempi e compatibilmente con le risorse. Diciamo, intanto a me piace precisare che questo continuo parlare di un centro morente sicuramente non è un bel messaggio che passa, no? Per cui io penso che se uno vuole veramente bene la propria città ne deve parlare comunque in toni positivi. Poi magari se ci sono situazioni anomale vanno segnalate nelle sedi opportune, ma parlarne così liberamente senza tra l'altro avere dei dati concreti, cioè solo chiacchiere. Però indubbiamente allora, per quel che riguarda la pavimentazione, il problema nasce dal fatto che era stato progettato un corso per un'isola pedonale che poi è durata solo per pochi mesi. Quindi inevitabilmente il traffico veicolare ha portato a un dissesto che va sistemato.
Anche lì la pavimentazione è stata prevista a terra, ma si è rovinata col tempo, per cui anche in corso Garibaldi sicuramente qualcosa va fatto. Su quel che riguarda la vitalità del corso, io sinceramente non vedo un corso morente. Ovviamente ci sono le attività che alcune vanno meglio, alcune vanno un po' meno bene, questo penso faccia parte un po', no, della, sia fisiologico, specialmente in un momento come questo in cui a mio avviso le attività tradizionali soffrono tantissimo di quella che è la concorrenza dei centri commerciali e soprattutto delle vendite online, per cui ci sono dei negozi che sono andati sempre bene, continueranno probabilmente ad andare bene perché sono riusciti a crearsi una reputazione, una nicchia di clienti che magari secondo me non scelgono neanche in base al prezzo. Io penso che la guerra non sia sui prezzi perché avremmo già perso, ma sia da fare sulla qualità del servizio, la qualità del prodotto, e anche loro purtroppo saranno costretti probabilmente a rinnovarsi, a riciclarsi in qualche maniera per fronteggiare, ripeto, la concorrenza degli outlet e soprattutto delle vendite online. Parleremo poi del centro storico anche quando insomma, inizieremo un attimino a snocciolare tutte le novità di questo Natale, sì, perché insomma c'è un'atmosfera un po' particolare, diversa. È arrivata anche una telefonata chiedendo per la strada di San Lazzaro verso Calmazzo, ci dicono che sarebbe da riparare. Sulle marmitte dei giganti poi segnalano che la ringhiera è rotta, sono stati messi i cartelli vietato appoggiarsi, quindi è stata pitturata senza sistemarla, ci dicono. Allora, intanto partiamo dall'inizio perché abbiamo delle immagini che riguardano le marmitte dei giganti, un luogo meraviglioso sul quale siete intervenuti. Sì, questo è un canyon naturale, un posto un bene che proprio paesaggistico. Sì, assolutamente, fantastico. A pochi eguali penso a livello nazionale, credo, me l'hanno confermato anche degli esperti, che quel fenomeno non si verifica dappertutto, per cui siamo fortunati ad averlo vicino. Quest'anno peraltro è stato meta di tantissimi visitatori, mi raccontano di pullman che sono arrivati a visitarle. Noi abbiamo dato una sistemata al ponte a livello di inverniciatura della ringhiera, adesso infatti non mi risulta che sia rotta, magari farò verificare. E abbiamo risistemato il ponticello dove mancavano dei mattoni, abbiamo risistemato la ringhiera. Lì andrebbe valorizzata la zona perché sicuramente bisogna cercare il modo di renderla più fruibile, nel senso che oggi a livello di discesa viene fatta quasi esclusivamente dagli appassionati di rafting. Però bisognerebbe studiare il modo di portarci gente che possa passare veramente vicino alle marmitte, che oggi si possono vedere chiaramente solo da quel ponte di cui parlavamo prima. È una realtà importante, ripeto, quest'anno ha avuto un exploit enorme di turisti, ripeto anche qui, non so se casualmente o perché è frutto magari di una maggior pubblicità, però anche i cittadini residenti nella zona mi dicono che tanta gente come quest'anno le marmitte non si era mai vista. Ed è stato segnalato anche il degrado della fontana settecentesca in piazza Mazzini, antistante la cattedrale di Fossombrone. Sì, questa è una fontana importante sulla quale sicuramente dovremmo intervenire, non l'abbiamo ancora fatto sinceramente perché siccome rientra grosso modo nella zona di via Roma pensavamo di occuparci nel momento in cui ci occuperemo anche della via principale. Perché non avete messo quest'anno la pista di pattinaggio per i ragazzi? Ma guarda, l'anno scorso è stato un impegno che ci eravamo presi perché le richieste erano state tante e sinceramente è stata molto impegnativa proprio a livello tecnico installarla, nel senso che ci ha fatto perdere un sacco di tempo e un impegno gravoso, visto che quest'anno le iniziative sono state concordate con le altre realtà, cioè Proloco, Associazione Commercianti e Ristoratori, la pista si è deciso di non portarla avanti, abbiamo puntato più sul corso, su quell'allestimento di cui forse parleremo dopo. L'asfaltatura va per la maggiore, ci chiedono per via Rossini, comunque insomma prima abbiamo elencato più o meno quali saranno le vie, non credo che rientrava. No, al momento non c'è, anche questa abbiamo ben chiara la situazione, per cui sono tutte cose che cercheremo di fare andando avanti. Attraversamenti pedonali, anche qui ci sarà la messa in sicurezza? Sì, qui c'è una novità importante, abbiamo finanziato 5 attraversamenti pedonali con luce a LED, per cui saranno illuminati con un sistema che praticamente, diciamo, l'attraversamento rimane costantemente illuminato, però quando arriva il pedone pigia un pulsante e si illumina al 100%, quindi questo dovrebbe consentire di avere degli attraversamenti più sicuri, visto che abbiamo scelto quelli nelle zone della città più scarsamente illuminati. E ci sono anche dei nuovi giochi nei parchi? Sì, anche questa è una cosa che abbiamo iniziato possiamo a portare avanti. La fotografia dovremmo avere in merito, sì, diceva? Sì, abbiamo iniziato con Parco Carloni, che forse il parco, ecco, questi sono i nuovi giochi in Parco Carloni che abbiamo messo ormai un paio d'anni fa, se non ricordo male, è stata una delle prime cose che abbiamo fatto. Però sì, abbiamo già sostituito diversi parchi, diversi giochi sia nei parchi pubblici che nelle scuole. E anche lì ogni tanto appena si liberano dei fondi cerchiamo, anche nell'ultimo assestamento abbiamo messo altri 25, adesso non vorrei dire una sciocchezza, però mi sembra che anche qui abbiamo messo
altri soldi, ecco sì esatto, acquisto giochi per bambini 25.000 euro, per cui anche lì a mano che abbiamo delle risorse cerchiamo di rinnovarli, investirli, sostituirli insomma, eccetera. Sì. Bella l'idea che avete avuto di organizzare un gruppo di volontari per la pulizia delle erbacce nelle vie del centro storico e dei vicoli. Questo è un progetto interessante che ha avuto molto, molto successo tra virgolette a livello di opinione pubblica, perché abbiamo coinvolto un'associazione di volontariato e hanno ripulito dalle erbacce appunto le vie del centro storico, quindi un buon risultato per la città, per la popolazione, ma anche per loro stessi, persone che magari in difficoltà, se vogliamo, si sono trovate impegnate, si sono sentite utili, per cui è una cosa che probabilmente porteremo avanti anche in futuro, perché è stato veramente un risultato molto interessante, molto soddisfacente. È possibile fare una manifestazione di drift? Parliamo di auto, io non me ne intendo sinceramente, ammetto che su questo argomento sono molto ignorante, però si può valutare anche questo, adesso ecco, non è tra le cose che abbiamo messo in agenda, magari ecco, se ne può parlare, chi è interessato può venire anche in comune a parlarne o con me o con l'assessore di riferimento. Certo. Chiedono anche di insomma, alzare un po' la ringhiera al Ponte delle Marmitte. E abbiamo un'altra fotografia invece che riguarda la convenzione con la provincia per il parco archeologico. Quando allora, è stato fermato? Eravamo in primavera, adesso non ricordo bene quando, se marzo, aprile, maggio, comunque eravamo in quel periodo, forse maggio. E noi abbiamo un parco archeologico che è una realtà importantissima, sono 25 ettari di superficie che è stata solo parzialmente esplorata. E non si capiva fino a qualche tempo fa chi dovesse fare cosa, per cui questa convenzione affida al comune l'onere ma anche l'onore della gestione del parco. E, parco sul quale c'è forte l'interesse non solo della provincia ma anche della sovrintendenza, da parte dell'università, da parte dell'imprenditoria, ci sono molti progetti in cantiere per cui speriamo in futuro di riuscire a valorizzarlo ulteriormente, perché è una realtà veramente che anche questa ha poche uguali a livello regionale. E passiamo alla tribuna a gradoni nel campetto di Portafano e poi la riqualificazione di Viale Cairoli. Sì, questo è un progetto che va a braccetto, va di pari passo. Noi abbiamo questo famoso buca, no? La chiamiamo Fossombrone, adesso l'abbiamo rinominata un piazzale Papa San Giovanni Paolo II. E è un'area che in realtà in passato era stata sempre teatro di eventi sportivi, manifestazioni, per cui ci piacerebbe riuscire di nuovo a riportarla un pochino a quel livello. Va sistemata, nel senso che ci sono da mettere un muro in sicurezza, ci sono da rifare i bagni pubblici, stiamo pensando anche a un progetto che riguarda un ascensore, perché al momento è uno dei parcheggi, no, più accessibili e oltretutto gratuito. Sì. E abbiamo commissionato a uno studio di architetti un progetto di fattibilità, ci stiamo ragionando, l'idea è anche quella di realizzare una tribuna nella parte di Viale Martiri di Resistenza, oggi c'è questa scarpata inutilizzata, sarebbe interessante farci delle tribune naturali o artificiali per poter fare di questo piazzale una sorta di anfiteatro da usare soprattutto in estate, per cui stiamo valutando il progetto proprio in questi giorni. E passiamo agli eventi, cominciamo con il ritorno del festival, il jazz. Sì, Fossombrone ha avuto una tradizione jazz molto importante fino a diversi anni fa, nel senso che ha avuto anche dei personaggi, tra cui ricordo Chet Baker, non sono un esperto, ma so che nel campo del jazz è un po' uno dei miti, ed è una manifestazione che diversi cittadini ci hanno chiesto di riportare a Fossombrone, conta un discreto numero di appassionati, noi l'abbiamo fatto, era da tanti anni, non so se da 15-18 anni, una cosa di questo genere. Abbiamo fatto una prima edizione nel 2017, la seconda nel 2018, contiamo di rifarla anche il prossimo anno. Prima di passare al Natale ci è arrivata un'altra telefonata, chiedono per via Leonardo da Vinci, ci dicono che dal 77-78 circa che non viene più sistemata, è stata soltanto un po' riparata, rattoppata, piena di buchi, quindi solito discorso, chiedono di inserirla magari, in questo programma. Dicevamo dunque del Natale, il magico Natale, sabato sono state annullate le iniziative, però nelle prossime settimane sarà possibile ammirare insomma, questa atmosfera magica che avete ricreato, 250 lanterne e un'attenzione particolare rivolta ai bambini. Sì, quest'anno l'idea concordata, questo mi fa piacere sottolinearlo, perché per la prima volta è stato siglato un protocollo d'intesa, quindi c'è un'intesa non solo morale ma anche formale, in cui amministrazione, Proloco Forum Semproni e l'Associazione dei Ristoratori e Commercianti si impegnano in maniera, diciamo così, solidale nel portare avanti le iniziative natalizie, non solo quest'anno ma anche per i prossimi anni.
Da mesi stiamo facendo incontri con queste realtà, abbiamo valutato vari progetti, quello che è stato realizzato secondo me è veramente, sarò di parte, ma è veramente molto bello, molto suggestivo. Uh-huh. E quindi queste lanterne, un nuovo albero dislocato in un'altra zona rispetto a quella tradizionale che era davanti al municipio. Il Bosco degli Elfi, che è forse la novità più particolare per quel che riguarda soprattutto i bambini, c'è questo parco artificiale con piante vere però, stradine, boschi, ci sarà un albero parlante, la casetta di Babbo Natale. E come dicevi tu, l'inaugurazione sabato è stata rinviata per i motivi che dicevamo prima, la rifaremo molto molto probabilmente questo sabato, quindi ne approfitto per invitare tutti o l'inaugurazione o comunque a visitare Fossombrone, che in questo sta momento già anche l'orario più o meno dovrebbe essere intorno alle 17:30, poi magari seguendo le pagine social saremo più precisi, però ecco, ripeto, quest'anno secondo me è venuto veramente un lavoro molto molto valido, molto bello, dopo la parentesi sicuramente non felice dell'anno scorso, quest'anno le cose sembrano andare molto meglio, gente ce n'era tanta anche se, ripeto, il clima non era dei migliori. E poi ci saranno anche altre iniziative, però diciamo quest'anno si è puntato sul fatto di avere non tanto dei momenti particolari come poteva essere non solo lo spettacolo della neve artificiale gli anni scorsi, che però magari duravano pochi minuti e poi si tornava nella norma, ma di invece creare un allestimento sempre importante in modo da poter godere del nostro corso 24 ore su 24. Non faccio in tempo a leggere tutti i messaggi perché continuano ad arrivare. Gli ultimi due, strada delle Cesane, sempre qui insomma, asfalti, e poi se il sindaco si adoperasse per rifare da nuovo e rimettere in sicurezza il tratto di strada provinciale da Cartoceto a Pergola, sarebbe un ottimo collegamento. Beh, per quello Fossombrone, come dicevi tu, è un tratto provinciale, però in collaborazione col sindaco di Pergola, col quale siamo in ottimi rapporti, è una cosa sulla quale comunque ci siamo già mossi, nel senso che quello è un tratto importante anche perché tanti studenti, tanti ragazzi da Pergola venivano a Fossombrone, so che c'è un calo proprio a livello di motivato appunto da difficoltà nel diciamo viarie, per cui è una cosa che sicuramente va affrontata. Così come più attenzione chiedono per la foresta demaniale Cesane, per onorare insomma un po' il lavoro dei concittadini. Concludiamo con le elezioni. Lei sindaco è stato eletto il 6 giugno 2016, per cui quelle del prossimo anno non la riguardano. È stato il primo sindaco pentastellato di Fossombrone, ha dunque ancora altri tre anni di amministrazione, siamo a metà percorso. Però le vorrei chiedere quali sono i suoi progetti, che cosa vorrebbe comunque realizzare entro la fine del suo mandato. Ma guarda, qualcosa abbiamo già affrontato, no? Nel senso che ad esempio ci sono dei progetti importanti che riguardano la riqualificazione di alcune vie cittadine importanti come via Roma o via Rossini, che ho sentito citare, per cui a livello di lavori pubblici c'è tanto da fare. E un investimento importante secondo me andremo a fare sulla quadreria Cesarini, dicevamo, uno dei nostri gioielli, lì bisogna rifare un lavoro importante sul tetto e la facciata, anche questo abbiamo già commissionato un progetto per cui lo porteremo avanti. Quindi cultura, turismo. Sì, dobbiamo intervenire sulla biblioteca, Fossombrone ha una biblioteca importante con volumi rarissimi, purtroppo in questo momento la situazione è molto precaria, dovremo anche lì trovare una soluzione, stiamo ragionando anche su quella. E da fare ce n'è tanto, e stiamo, guarda, anche oggi ho incontrato dei tecnici per quel che riguarda l'illuminazione pubblica, anche quello è un argomento estremamente importante e delicato, anche da migliorare. Assolutamente, è un problema anche questo che riguarda tanti comuni, non siamo i soli, tanti stanno intervenendo, noi stiamo ragionando su quale sia la soluzione migliore, però sarebbe già un bel cambiamento, un bel segnale rifarla pubblica perché è in uno stato abbastanza ammalorato. Una cosa sulla quale mi piaceva porre l'accento, invece, questo posso annunciarlo ormai ufficialmente, avremo a marzo, quindi fra pochi mesi, ospiteremo a Fossombrone l'arrivo di una tappa della corsa ciclistica che è la Tirreno Adriatico. Un evento sicuramente importante, un evento che a Fossombrone non si è mai realizzato, nel senso che abbiamo ospitato il transito di alcune gare come il Giro d'Italia, però un arrivo di una tappa non c'è mai stato. È un evento sicuramente importante, impegnativo anche a livello economico, però ci siamo mossi, abbiamo deciso di farlo con l'amministrazione. Organizzativo, insomma, immagino. Sì, esatto. Quindi, no, non è semplice, però ci sembrava un'opportunità che ci è stata offerta dagli organizzatori da non perdere. Per cui ci stiamo già muovendo, ho convocato gli imprenditori, tra poco ci vedremo in comune per capire come finanziare la cosa, se vogliono, chiaramente possono intervenire. Noi il comune comunque la nostra parte l'abbiamo già messa in cantiere. E credo sia un evento importante perché è un evento che ha una grossissima risonanza mediatica, oltre 190 TV collegate nel mondo, un sacco di follower su Instagram, Facebook, per cui è un evento che sicuramente sarà un bello spot per la nostra città, ma per tutta la vallata.
Bene, Sindaco, speriamo anche di rivederla prossimamente nei nostri Volentieri. studi e a questo programma Primo Cittadino. Intanto grazie per essere stato con noi Grazie a questa te, sera. ringrazio i telespettatori, faccio tanti auguri a tutti, visto che le feste sono ormai imminenti. Grazie, Sindaco. Dopo il TG di mezzasera, vi ricordo che trasmetteremo la partita di volley vinta dalla Golden Plast, potenza picena, che ieri ha giocato contro Aurispa Alessano. Ringrazio anche in regia Cristiana Guerra e Riccardo Sora. Grazie di nuovo, Sindaco, per essere Grazie stato a te, con buona noi. serata a tutti, grazie. Grazie e buon proseguimento di serata anche a tutti i nostri telespettatori. Arrivederci.